Vai, Anni 70. Gino, sei in diretta. Sono qui Allora, sotto. cosa vogliamo parlare? Traditore, anni 70. Traditore, era spinto. Parlerai di cose? Era acceso, il tuo dito è partito prima del tuo cervello. Anni 70 e 80. Vai, sono pronto. Telefilm anni 70 e Allora, 80. ecco, volevo sapere da te, eventualmente a tuo piacimento, a Certo. piacessi, una panoramica dei film, dei telefilm o delle serie TV più belle degli anni 70. Allora io vorrei partire subito con un preconcetto degli anni 70. Ora dirò un telefilm. Anzi, esporrò la storia del telefilm e ognuno di noi cercherà di dare la risposta esatta alla mia domanda. E vi assicuro che non è facile. Come si intitolava il telefilm? Anni, è 60, è inizio anni 70, 64, dei due viaggiatori del tempo, quello sempre con la giacchetta, che viaggiavano dentro il Il tunnel del... dottor Who. No, te rispondi, te come a scuola, no? Io mi ho sempre fatto un cazzacchio, e poi non è che di quelli che dice dottor Who e dice preso bravo, ha detto dottor Who. No, te grazie di essere dato un cazzo da quest'anno. Dentro, Allora, aspetta, dopo se ne dico una del dottor Who ti faccio. La tua, dirmi. Allora, finiamolo così. dai, no. Allora. Quindi quei due viaggiatori, quello giacchetta e quello col puloverino verde, perché ve lo ricordate che viaggiava nel tempo, che cascavano, Ma era vedi, la gente visione è la che... bianca e Allora, mi nera. spieghi come fai a servirmi Scusa. se sei bianca e nera? Era il 64, E non è c'era il... la stessa colori? Collegato col fondo, Allora, adesso. ve lo voglio dire. Mio padre comprò la Vauxhall, Era la prima tutta... televisione... La prima televisione... La Vauxhall, ragazzi. La Era tutta Vauxhall la verde. guidava James Hunt della Vero. Vauxhall e Stuck, era la Stuck. Stuck. La Vauxhall, prima televisione a colori, era tutta in avorio, Era tutta verde. era in avorio, era ricavata da una zanna di mammut gigante e mi arrivò come in avorio. Io questo ricordo. E il primo telecomando della Vauxhall, lo sai chi è stato? Io. Mio padre mi diceva pigia il primo, e io stavo alla televisione a pigiare il canale in sequenza, il secondo, avevo sei canali. Un disegno anche di No, no, no. L'ordine Rai 1, Rai 2, Rai 2, Rai 1 esisteva. Capodistria. Il capodista che RTV 38, no, il gioco, Svizzera, canale Svizzera. 48. Ma il più bello era il capodista che c'era il telefilm di Isidoro, che era quello travestito 1,80, aveva 48 anni, faceva il gattone sui pianali. Dimmi, no, a Ma questo punto, come? allora posso fare un intermezzo, Gino? Sì, vabbè, dai, è giusto Io direi, visto anche che stai bevendo un buon vino, allora io voglio sapere una cosa, un intermezzo veloce sulla politica, Gino, ce lo devi anche perché l'ultima volta che abbiamo fatto questa ripresa Sì, ma era non prima delle vorrei. elezioni. Sì, è vero, Adesso non vogliamo parlare è vero. Era di quello. un'epoca che esistevano sempre i comunisti. Ecco, adesso sono quasi scomparsi, Gino. Vogliamo parlare di una cosa. Non parliamo di Berlusconi. Escludendo Berlusconi, un giudizio sulla politica, sulle nuove, su questi nuovi risultati da parte tua. Va bene. Io vorrei fare un appello a tutti gli italiani che hanno votato a destra, no? Ma devi guardare dentro la telecamera, devi ma essere sincero, devi aspetta. fare tipo il piacione. Devi bucare il video, Devi però. bucare il video. Io vi voglio dire una cosa, per ora rimango con lo sguardo un po' schivo e Perché... capisco anche perché sono un po' mi vergogno, no? Ma voi mi vergognate. L'avete visti? Allora, facciamo un hit parade. Io partirei da Io Brunetta. riparto Brunetta. e riparto Brunetta. Brunetta Brunetta è l'ottavo non è nano. quella dei ricchi e poveri. No, 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 No. no. È il ciuffo di capelli di quella. È il naso del nappone dei ricchi e poveri. Ha lanciato lo slogan: chi non lavora, Non fa l'ho l'amore. già detto, lo ripeto: chi non lavora a casa, nel pubblico a A casa, casa. allora ti tocca lavorare come un nero. Ma A quel punto ti butta fuori Calderoni, perché sei chiaramente. onesta comunitaria. E scatta subito la legge. Quelle sono delle incongruenze, Gino, che è Poi mi quello. butta fuori un nero perché sai benissimo che il nero lavora, e più Allora. lavora, è sinonimo di lavoratore, E l'ho non va detto. bene. Non va bene, Non in va Italia non bene. bisogna Non va lavorare. bene. Quindi volevo sapere una cosa. Scusi, No, lei, con di Calderoni Calderoni. che l'hanno messo in una posizione la più importante di tutti, quella di Cioè? decidere le leggi, quelle che vanno, quelle che non vanno, quelle da Addio! soprattutto quelle da Addio! scartare, no? Ma La maglia bianca. il problema è che scatta lui? Che leggi può scattare uno così? Non so, dica lei. Non lo so, che leggi può scattare? Senz'altro non quelle razziali.
Volevo parlare appunto di quello. Io non credo che... Anzi, anche perché ha detto sempre lui, non è assolutamente razzista, perché ha sempre detto che io non ho niente contro gli uomini verdi. Non ho niente contro gli uomini? Verdi. Chiaramente. Ma non verdi. Come verdi? Ma verdi è detto... Ma scusa, posso sapere, verdi come? Verdi! Con le camicie verdi, capito? Ma non per curare lo scherzo, ma la camicia, il colletto verde, Dio, che... Allora ecco, sono più verdi ora di Pecoraro Scanio, quelli della Lega Nord. Ma da lontano come Da lontano non li distingui bene, anche quelli della Lega, da lontano sembra un prato. Ma un pratino giallino. Un po' sotto il sole, vicino, sembra Crescioni. I Crescioni. Quelli che mi pare col Crescione ci si poneva il culo a bordo del Fossi. Dice, una foglia di Crescioni è come una come si chiama? Una lingua di vacca. Ecco. Gratticchia ma con piacere, capito? E ti leva l'impurità. Era l'aloe di una volta. Il Crescione era l'aloe di una volta. Era la carticenica alla camomilla. È il Foxy di una volta, capito? Il Crescione, vedi, è una massa di Crescioni questi lì, no? A foglie larghe. Pronti quando si avvicina. Non ci dimentichiamo di Bossi. No, Bossi, poverino, non posso. È diventato ministro senza portafoglio, ma è ministro. Ma senza, non solo senza portafoglio, senza anche l'uso di una parte del corpo che è importante. Anche per capire che cazzo dice. Sta viaggiando. È 5 anni viaggia a 2 cilindri. È partito a 4. Sembra la Minardi di una volta quando faceva il campionato di Formula 1. Pilotata dal Moretti. C'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non va. Sembra di guardare un televisore di una volta con la parte metà strutta. Allora, questo qua è l'ultima cosa. Le ricordo che il comune di Roma è cascato, fra virgolette, a destra. È stato, diciamo, il popolo sovrano ha eletto il diciamo un comune di centrodestra, molto destra. Vi ricordo che Alemanno, nonché la moglie di Alemanno, la moglie di Alemanno non è nient'altro che niente proprio di meno che la figlia di Rauti di Fiamma Tricolore. Ah, questo lei non lo sapeva. Sì, quello che metto l'accendini. Esatto. Quindi io vorrei sapere, secondo lei, il futuro del comune di Roma sotto la guida della destra? Non mi spieghi un po', ma perché ora è diventato popolo sovrano quando c'era Rutelli, era un popolo di peoli? No, questo me lo dovete... Ora è sovrano. Hai mai visto un romano con le corone? Sì, quando vedi un romano ti devi inginocchiare. Sì, mi dica, vedi, ani, mortaci, Ascolta, io vorrei sapere una cosa. Allora, il popolo che ha votato queste elezioni è il popolo sovrano. No. Quello che ha votato nel 2001 Prodi, com'è? No, questo è il popolo sovrano era prima, il popolo stanco. Stanco della politica, ha fatto, sono arrivati là, a di bene con una matita che scriveva solo nella X in quel posto lì. Ho capito. Tipo, I trasferelli, no? No, lì la X allora metterlo di là e c'era le mani. Come fai a votare uno con gli occhi fini così? Attaccati. Allora, attaccati. Che non vede una visualizzazione del 30 gradi. Non vede altri. No, ti dico poi, non capisci un cazzo. Sai che secondo me è come vede? Dritto, capito, Gino?